70 km a sud-est di Addis Abeba, dove il fiume Awash s'addentra in una stretta gola, è stata costruita la diga di coca. Si inoltra in una regione selvaggia, quasi disabitata, dove le valli fertili si alternano a pianure riarse e a montagne cosparse di crateri spenti. Ovunque sono i segni di un'attività vulcanica recente. La stagione delle piogge è breve e violenta e i terreni della vallata della Awash, pur fertili, non possono essere adeguatamente valorizzati a coltura. Finora, infatti, l'agricoltura si è avvalsa di mezzi primitivi. Nel punto dove è stata costruita la diga, la portata della Awash oscilla tra una massima di 650 metri cubi a una minima di 2 metri cubi al secondo, il che significa che ogni opera di irrigazione era estremamente aleatoria e non poteva essere attuata se non con una opportuna regolazione delle acque. Con la costruzione della diga di coca, viene ora messa a disposizione della bonifica agricola della immensa valle della Awash una riserva idrica di 1,5 miliardi di metri cubi. Ma lo scopo immediato della diga di coca è stato quello di creare una fonte di energia elettrica sufficiente per lo sviluppo economico dell'Etiopia. Nel luogo stesso in cui è sorta la diga esisteva già una piccola centrale della Coniel che forniva energia elettrica solo alla cittadina di Nazareth, lontana circa 20 chilometri. Tecnici italiani per diversi anni hanno studiato le caratteristiche idrografiche del bacino per una prima progettazione dell'impianto idroelettrico di Coca. In seguito, per incarico del governo etiopico, la società norvegese Nor Consultants, sulla scorta degli studi italiani, ha redatto il progetto definitivo. L'esecuzione è stata affidata alla società Imprese Italiane all'Estero, in associazione con l'impresa Ingegner Recchi. Nel dicembre 1957 hanno avuto inizio i lavori. Si è cominciato con l'esecuzione di opere provvisorie per la deviazione del fiume, costituite da una bandiga e da un canale di scarico in sponda sinistra. Contemporaneamente, il campo base del cantiere veniva rapidamente sorgendo e organizzandosi. La zona era assolutamente deserta e inospitale. Nel volgere di pochissimi mesi sorgevano le villette in muratura per le abitazioni degli ingegneri, gli uffici della direzione e casette per capi tecnici e operai. Di questi, oltre 80 erano gli italiani, mentre gli etiopici arrivavano al numero di 800. Intorno alle abitazioni di questi ultimi sorse rapidamente un vero e proprio villaggio per l'affluenza delle popolazioni Amara e Galla della zona. Il campo comprendeva inoltre costruzioni per i servizi di cantiere, mense e luoghi di riunioni per gli operai italiani ed etiopici e un'infermeria diretta da un medico italiano. Un albergo turistico modernamente attrezzato permetteva di alloggiare con ogni comodità commissioni di tecnici e visitatori. Contemporaneamente col sorgere del villaggio iniziavano i montaggi dei complessi impianti di cantiere. Materiali e macchinari di ogni genere affluivano continuamente. Il loro trasporto ha costituito per tutta la durata dei lavori un vero problema, molte volte di difficile soluzione. Una falegnameria e un'attrezzata officina in cantiere erano in grado di curare la manutenzione e di effettuare le riparazioni a tutto il macchinario dell'impresa. In esse, come in tutti gli altri settori del cantiere, molti operai etiopici hanno iniziato il loro addestramento e perfezionamento professionale. Una volta portata a termine l'organizzazione del cantiere, si è dato inizio alla realizzazione dell'opera. È il giorno 28 maggio 1958. Sua Maestà l'Imperatore onora della sua presenza la manifestazione di inizio dei lavori. La prima pietra poteva calare nelle fondazioni della diga
e la mano dell'imperatore poteva sigillare nel calcestruzzo la rituale pergamena, a testimonianza della nuova grandiosa opera che iniziava a sorgere. Mentre si procedeva alla costruzione e messa a punto degli impianti, venivano iniziati gli scavi del corpo diga a gravità, sulla sponda sinistra. Ad essi facevano seguito i getti in calcestruzzo. In sponda destra veniva rapidamente eseguito lo scavo e il getto dello scarico di fondo del bacino, onde poter deviare il fiume e permettere gli scavi del corpo centrale della diga. La diga è fondata su trachite colonnare fessurata e in certe sezioni si sono dovuti superare notevoli problemi tecnici. Ad esempio, nell'area centrale dello scarico di superficie si accertava in fase di scavo la presenza di una faglia di notevole entità. Di conseguenza, gli scavi in questa zona hanno assunto un peso molto maggiore del previsto. La struttura dello sfioratore è stata opportunamente modificata ed è stato necessario ricorrere a schermi di iniezioni. Malgrado questi inconvenienti, la cui soluzione ha richiesto un dispendio di tempo prezioso, si lavorava in zona che nel periodo delle piogge sarebbe stata inondata, non è stato necessario richiedere al committente alcuna proroga dei termini contrattuali. L'impianto di frantumazione e la centrale di betonaggio sono entrati in funzione. La distribuzione del calcestruzzo nella zona dello scarico di superficie viene fatta con derrick di grande portata. Imponente è l'attrezzatura impiegata sul cantiere: escavatori, autocarri Euclid da 15 tonnellate, bulldozers, pale caricatrici cingolate sono presenti numerosi per assicurare il più celere andamento dei lavori. Nel periodo luglio-ottobre 1958, la stagione delle piogge particolarmente severa provocava una piena la cui portata superava notevolmente le massime indicate nella relazione di progetto. Si raggiungevano i 900.000 metri cubi secondo, contro la portata massima di 600 metri cubi secondo verificatasi una sola volta nei 15 anni precedenti. Comunque, le cautele prese riducevano a un minimo trascurabile i danni, verificatisi solo in opere provvisorie, e che hanno consentito la ripresa successiva dei lavori con il ritmo serrato richiesto dai termini di consegna contrattuali. Nella susseguente stagione secca, novembre 1958-giugno 1959, il cantiere era impegnato a pieno ritmo per arrivare ad ultimare lo sbarramento prima dell'inizio del nuovo periodo delle piogge. E verso la metà del giugno 1959 l'obiettivo era raggiunto con circa 2 settimane di anticipo sul termine previsto in capitolato. Dai primi di luglio 1959 si cominciava ad invasare il bacino. Mentre la costruzione della diga a gravità avanza rapidamente, si gettano le fondamenta di tutte le altre opere e si completano l'opera di presa, la galleria, le condotte di derivazione, il pozzo piezometrico, la centrale elettrica. Le opere della centrale, iniziate nel febbraio 1959, erano già talmente avanzate nell'agosto successivo che i montatori della parte elettromeccanica potevano sviluppare in pieno i loro lavori. Ininterrottamente, per più di 2 anni,
L'impianto di frantumazione e la centrale di betonaggio sono stati impegnati al massimo. Il materiale lapideo ricavato da cave vicine viene lavorato da potenti moderni frantoi e granulatori e vagliato in 5 classi. Dai cumuli di deposito, gli inerti vengono trasferiti a mezzo di nastri trasportatori alla centrale di betonaggio. Questa è completamente automatica e consente la preparazione di calcestruzzi delle varie classi che sono impiegati nei diversi getti. Alla fine di ottobre 1959 la centrale era completamente ultimata. Le parti elettromeccaniche e accessorie venivano montate. Le principali società italiane specializzate in questo ramo hanno fornito le più moderne apparecchiature. La centrale è equipaggiata con 3 turbine Francis accoppiate a 3 generatori sincroni da 18.000 kV-A. La prima turbina è montata. E già nel gennaio del 1960 si è cominciato a erogare la prima energia elettrica. Si stanno montando le altre turbine. È un'operazione alla quale partecipano perfettamente affiatati operai italiani ed etiopici. Operai etiopici, istruiti dai tecnici italiani, hanno assunto qualifica e specializzazione. Non appena termineranno i lavori saranno essi che, sotto la guida di ingegneri etiopici, provvederanno al funzionamento e alla manutenzione dell'impianto. Si procede ai lavori di collaudo. È venuto il momento di verificare il funzionamento dell'apparato antincendio che viene azionato automaticamente. Le opere civili sono ormai ultimate e si cominciano a smontare i grandi impianti del cantiere. Il direttore del Nor Consultants procede a un controllo di tutto l'impianto accompagnato dall'ingegner Marenco, che ha diretto i lavori. L'impianto idroelettrico di Coca si può ormai valutare nella sua complessità. L'ala destra della diga ha una lunghezza di 127 metri, l'ala sinistra di 242. La parte centrale sfiorante 63 metri. In totale la diga ha uno sviluppo di 432 metri. L'altezza è di 42 metri. La parte centrale sfiorante è dotata di 4 paratoie a settore con una luce di 10 metri ciascuna e un'altezza di 6 metri e 70. Hanno una capacità di scarico di oltre 1000 metri cubi al secondo. Sul ciglio della diga corre la strada che congiunge le due sponde del fiume. Immediatamente a valle dello scarico di superficie vi è il bacino di calma. Viene aperto lo scarico di fondo della diga per il preventivo collaudo. L'acqua del bacino irrompe con violenza a rioccupare il vecchio letto del fiume.
luglio del 1959 ha cominciato a formarsi il lago artificiale. A monte della diga si stende una vasta pianura circondata da monti, nella quale già preesistevano dei laghi, il Barraquet, l'Ararobi, il Mia, il Sombai, l'Allen, che all'epoca delle grandi inondazioni si congiungevano. Tutta la zona era coperta di boscaglie e di foreste ricche di selvaggina e nelle cui aradure sorgevano villaggi di agricoltori galla. Il lago artificiale ha raggiunto una superficie di 260 km quadrati e si estende per una larghezza di 10 km e per una lunghezza di 30 circa. Appena formato il lago, hanno cominciato ad affluire verso la diga isole galleggianti che hanno dovuto essere smembrate, tagliate e distrutte. L'acqua del lago viene captata da un'opera di presa munita di uno sgrigliatore che serve ad asportare la materia vegetale che si addossa alla diga. Attraverso il canale derivatore l'acqua viene immessa nel pozzo piezometrico, alto 20 metri e del diametro di 18. Di qui, attraverso condotte forzate lunghe 60 metri e del diametro di 3,50 m, l'acqua scende ad azionare le turbine ed esce sotto la centrale per mezzo di un canale di scarico. L'energia elettrica viene smistata attraverso una sottostazione, dalla quale si dipartono gli elettrodotti che trasportano l'energia in tre diverse direzioni. Una linea trasporta l'energia a Nazareth e la distribuisce nella zona circostante alla tensione di 15 kV. Le altre due linee sono alla tensione di 132 kV. Una di queste, attraversando regioni impervie e inospitali per una lunghezza di 350 km, raggiunge la città di Dire Dawa, sulla ferrovia di Djibouti, dove una sottostazione che provvede alla trasformazione dell'alta tensione di trasporto alla media tensione di 12 kV distribuisce l'energia nella regione di Harrar. L'altra linea, con una lunghezza di 85 km, raggiunge la sottostazione di Addis Abeba. Due trasformatori principali di 18.000 kV provvedono a distribuire l'energia alla capitale dell'Etiopia. A opere ultimate si provvede alla sistemazione del terreno in tutta la zona del cantiere. Ben presto non vi sarà più traccia di gru, di bulldozer, di terra smossa. Un'ampia strada contornerà a valle la diga e porterà direttamente alla centrale. Il lavoro di completamento procede con alacrità. 3 maggio 1960. È il giorno dell'inaugurazione. Questa opera è stata realizzata dalla società Imprese Italiane all'Estero, in associazione con l'impresa Costruzioni Ingegner Recchi. L'imperatore d'Etiopia
si compiace con i realizzatori di questa opera, che riveste un'importanza capitale per l'avvenire del suo paese.